Buongiorno! Oggi Palomino, un libro di Michel Escoffier pubblicato da Baba Libri. Da qualche tempo Palomino ha una sola ossessione. Una bambina! Voglio una bambina! Il problema è che i suoi genitori non sono molto d'accordo. Palomino, sii ragionevole, lo sai che non puoi avere una bambina, è un impegno troppo grande. Dovresti dare da mangiare più volte al giorno, portarla al parco, lavarla, spazzolarla. E chi si prenderà cura di lei durante le vacanze, eh? Voglio una bambina, tutti i miei amici ne hanno una. Mi sembra strano. Arizona ne ha una. D'accordo, Arizona ha una bambina. Chi altro? Arizona è l'unico amico che ho. Di fronte all'ostinazione dei suoi genitori, Palomino decide di chiedere consiglio ad Arizona. Arizona, mi devi aiutare. Non dirmi niente, credo di aver indovinato. Vuoi che Roxy ti faccia delle treccine come le mie? Hai visto che brava? Sì, sì, è brava, ma quello che voglio è avere una Roxy tutta per me. Oh, in questo caso seguimi, ti faccio vedere dove l'ho trovata. Arizona porta il suo amico al fiume. Palomino non crede ai suoi occhi. Wow, quante bambine! Si chiede quale sceglierle e che nome darle. Sono una più carina dell'altra, con i loro bei vestiti e le loro criniere fiammeggianti. Ma ce n'è una che sembra diversa. Se ne sta in disparte. E lei è la mia bambina! Palomino già immagina di percorrere vaste pianure al galoppo con la sua bambina in groppa, cavalcando fino al tramonto. E poi, al calar della notte, sogna di accendere un fuoco e di arrostire insieme le toffolette per poi addormentarsi l'uno accanto all'altra come due amici per la pelle. Ma per realizzare il suo sogno e portare a casa questa bambina, Palomino deve ancora superare due ostacoli. Uno, attraversare il fiume. Due, convincere i suoi genitori. Palomino si butta nel fiume senza pensarci un momento. Si occuperà dei suoi genitori più tardi. Arizona cerca di fermarlo, ma Palomino è già lontano. L'acqua ormai gli arriva al garrese e lui lotta con la corrente per tentare di raggiungere l'altra sponda del fiume. Oh oh, se continua così affogherà, pensa Arizona. Palomino è ormai in balia della corrente. Si agita, scalcia, ma è tutto inutile. Fortunatamente trova in mezzo al fiume uno scoglio al quale si aggrappa per non farsi portare via. Arizona si rende conto che non può salvarlo da solo. Si precipita al villaggio per chiedere aiuto. Resisti, Palomino! Vado a cercare rinforzi! È un Arizona senza fiato quello che arriva dai genitori di Palomino, talmente senza fiato che non riesce a parlare. Palà, 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 palò, palà. Palomino, è in pericolo, venite, dice Roxy. Il tempo di prendere una corda e tutti si precipitano al fiume, al galoppo. Speriamo di non arrivare troppo tardi. Arrivano al fiume e Arizona non può crederci. Il suo amico è scomparso. I genitori di Palomino lo sommergono di domande. Sei sicuro che fosse qui e lo scoglio giusto? Tutti gli scogli si assomigliano, pensaci bene. È colpa mia. Riconosci questi alberi? Ci sono altri fiumi qua intorno. Pss, pss. Venite a vedere. Palomino! L'hanno trovato. Mi hai fatto spaventare. Credevo che fossi annegato. Eh beh, ci è mancato poco. Meno male che c'era Scarlett. Scarlett? L'ho chiamata così. Trovo che le stia bene. Possiamo invitarla a casa per ringraziarla? Se vuoi. Ma solo per stasera, non possiamo tenerla. Va bene. Tornando a casa, Palomino si sente più felice che mai. Sapete, se adottassimo Scarlett, non dovreste più preoccuparvi per me. Palomino, abbiamo detto no. D'accordo, d'accordo, ma se aveste visto come mi ha salvato. Palomino, silenzio. Ok, ma se sto zitto, può restare?
Ci penseremo. Ce la farà Palomino ad adottare la nostra Scarlett? Ciao bambini!